Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo video sarà molto breve perché sarà appunto di implementazione al video precedente. Ho deciso di farlo in maniera separata perché, visto che è un argomento che in tanti cercano, non è facile trovare qualcosa, quindi magari può essere utile anche a chi non segue tutto il percorso appunto che stiamo facendo. Io sono Teschio 81, in questo video appunto andremo a vedere come implementare i movimenti femminili all'interno del progetto Lira, dove abbiamo già inserito le metaumani. E per farvi capire rapidamente di cosa voglio parlare, andiamo a vedere i movimenti del nostro personaggio. Allora, per far prima, andiamo nella nostra cartella Shooter Map Content, che è la cartella dove vengono contenuti tutti i dati relativi alle mappe, ovviamente contenuta nella cartella plugin che abbiamo già sistemato in rosso. Gli diamo un colore anche a questa perché ci torneremo più volte, quindi è meglio trovarla subito, e volendo possiamo dare anche un colore direttamente proprio alla sezione map, quindi andando in Shooter Game, appunto dentro map, qui abbiamo tutte le nostre mappe. Come vedete, a me i movimenti del personaggio, voglio fare questo piccolo tutorial appunto perché non piacciono, sono inseriti solo ed esclusivamente se noi andiamo a importare i nostri metaumani in questo sistema con i movimenti maschili che stanno oltretutto, adesso non riusciamo a vederlo, ma stanno oltretutto male anche sui personaggi maschili. Quindi oltre ad avere poi almeno il 50% io inserirò di personaggi femminili, vederla correre in questa maniera goffa col braccio alto, insomma, vediamo di sostituirli subito. Quindi torniamo al nostro progetto, quello che dobbiamo fare è andare di nuovo nella cartella Content Browser e cercare il personaggio base che gestisce il nostro sistema di personaggio che vediamo durante il gioco. Scriviamo B underscore hero underscore e poi qua lo trovate subito Shooter Mannequin. Questo qui è il personaggio che dobbiamo utilizzare per fare poi tantissime altre cose, quindi anche inserire la selezione dei personaggi. Chiudiamo un attimo tutte le finestre, quindi tasto destro Close Other Tabs perché di base ve lo dà con tantissime finestre aperte, ma ora non ci servono. Andiamo su Event Graph, andiamo nella sezione Event Pose, che gestisce anche l'inventario. Ci saranno sicuramente, poi vi dico, altri metodi per fare questo procedimento, ma quello che ho trovato finora è questo, funziona, e io direi che lo potremo utilizzare e andare avanti con questo per il momento. Quello che dobbiamo fare è praticamente fare un riferimento al Cosmetic Pawns, che fa poi sicuramente parte anche di quella cartella che abbiamo visto prima per la selezione dei personaggi, tirarle in campo e tirare ancora, aggiungi parti di character, quindi add character parts. A questo add character parts dobbiamo ovviamente aggiungere delle nuove parti. Ecco, come vedete le nuove parti sono sempre tutte indirizzate a Lira, quindi è tutto molto implementato come vi dicevo prima, quindi andiamo a utilizzare direttamente il sistema che ci viene fornito, non facciamo tutto sommato niente di nuovo, andiamo solo a scoprire, come poi faremo per tutte le altre parti del progetto, piccole cose che basta semplicemente tirarle fuori. Quindi aggiungiamo diciamo, le parti di Queen in questo caso, quindi andiamo a selezionare il nostro blueprint Queen. E andiamo poi successivamente anche a prendere il blueprint di Queen, che è quello che vogliamo utilizzare, perché altrimenti avremo dei movimenti puramente maschili come abbiamo visto. Quindi aggiungiamo link anim class layer. Come vedete va già a prendere ovviamente questa mesh, se
se la prende già in automatico, se non la dovesse fare perché cliccate da un'altra parte, comunque la potete aggiungere prendendola da qui, perché deve fare riferimento ovviamente a Hero Shooter Mannequin, quindi questo personaggio deve muoversi come Queen. E andiamo ovviamente a selezionare un animation blueprint puramente femminile. In questo caso ne abbiamo diversi, ma siccome il personaggio partirà con la pistola, io voglio che utilizzi l'animation blueprint della pistola, ovviamente indirizzato al modello femminile. E tutto questo ovviamente lo andiamo ad aggiungere all'inventario iniziale, in modo che parta già con queste caratteristiche. Quindi add inventory, e ce l'abbiamo qui. Questo è tutto, è quasi tutto quello che dobbiamo fare, perché in questo caso cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prendere qui, ne l'abbiamo appiccicata direttamente sul nostro manichino. Come vediamo, se ora partissimo con il gioco, avremo sicuramente il manichino di Queen attaccato al nostro personaggio. Come vedete, sono perfettamente in sincronia, quindi dobbiamo semplicemente disabilitare Queen in modo da non poterla vedere. Usciamo, andiamo di nuovo su il nostro progetto Hero Shooter Mannequin, in modo da averci qua riferimento a Queen. Clicchiamo sulla lente di ingrandimento e ci riporta appunto al personaggio indicato. E se volesse trovarlo in un altro modo, ovviamente è la cartella che abbiamo visto credo nello scorso tutorial, quindi Content, Character e Cosmetics. E apriamo Queen, andiamo su Mesh Component, non la eliminiamo perché altrimenti scomparirebbe anche il nostro personaggio, semplicemente andiamo a nasconderla, quindi Hidden in Game. Noi clicchiamo, abilitiamo Hidden in Game, quindi lei ci sarà in gioco ma non verrà vista. Ovviamente compiliamo, salviamo, se volete fare salva tutto, salva in generale, partiamo con il gioco e vediamo che dovremmo aver appunto risolto il problema, quindi non dovremo più avere la funzione delle animazioni maschili, ma appunto quando corriamo, come vedete, non tiene più il braccio alto e largo in maniera goffa, ma appunto tiene la pistola più bassa e quando mira rimane anche più composta, diciamo. Io direi che questo è tutto per questo tutorial, passeremo al prossimo. Questa qua era semplicemente una piccola cosa che mi piaceva a me fare, perché non mi piacevano i movimenti di base del manichino maschile, e quindi volendo potete tranquillamente anche saltare, passare oltre oppure eliminare il codice se preferite gli altri movimenti. E ci vediamo appunto nel prossimo tutorial, a presto, e nel prossimo tutorial appunto andremo a vedere come selezionare il nostro personaggio in maniera che sia il personaggio che vogliamo utilizzare e non in maniera randomizzata. Ciao a tutti, grazie mille.